La storia dei Malarima comincia da lontano, in realtà da un altro gruppo, i Vidia, un gruppo storico della scena fiorentina, un nome ispirato al viadotto dell'Indiano, diciamo, come per il Litfiba era stata Via dei Bardi. Un periodo in cui voi suonavate con Enriquez, quindi vorrei appunto iniziare questa intervista chiedendovi un ricordo di quando Enriquez suonava con voi. Ma sono ricordi di amicizia fondamentalmente, perché Enrico lo abbiamo conosciuto facendogli un provino. Noi cercavamo un cantante e lui fu l'unico che si presentò. E gli facemmo il provino e io mi ricordo che a un certo punto ci siamo guardati con gli altri e gli altri chiaramente hanno detto: vabbè, cioè, è l'unico, non c'è, È il migliore è di il quelli migliore di quelli che ci selezionati. sono. Però si disse: no, vabbè, però a questo punto bisogna fare una cosa, bisogna un attimino dirgli che ci si deve pensare se si prenderà o no. E mi ricordo questa scena di lui nella finestra, ti ricordi? Eravamo in questa finestra che si fumava questa sigaretta e lui mi ha sempre ricordato che quello è stato uno dei suoi momenti peggiori in cui si è sentito giudicato, no? Che stava aspettando il responso e che Da quattro sì, pischelli da quattro poi. pischelli, e quindi ci ha in qualche modo rimproverato sempre questo momento. Poi da lì è nata un'amicizia, io mi ricordo fondamentalmente vivevamo quasi insieme a casa sua, a Sì. casa di Riccardo, lui aveva una casa in campagna, andavamo là dove ci ritrovavamo la sera quando anche i Litfiba finivano le loro prove, venivano in questa casa in campagna. Noi eravamo sempre quasi lì, fra che si registrava, eravamo ragazzi, per cui avevamo tanto tempo a disposizione per la musica. E fondamentalmente un ricordo di amicizia, di intensa amicizia. Sì, e poi insomma la collaborazione fu fruttuosa perché alla fine eravamo diversi ma complementari e quindi venne fuori un qualcosa di speciale per quel tempo. E grazie poi alla produzione di Maroccolo, al fatto che si trovò una casa discografica che non era semplice a quel tempo, e, insomma riuscimmo a produrre il disco e insomma fu una bella storia. Insomma, ci avete raccontato un periodo bellissimo di Firenze, una città in fermento fra Litfiba, Diaframma, voi, insomma, Enriquez, un periodo molto bello, una passione che comunque non si è mai spenta perché caparbiamente potrei dire voi continuate a fare musica e questa è una cosa che insomma mi colpisce molto, è bello, è come un fuoco che non si spenge mai. Sì, in realtà non si è mai spento. C'è stato quel momento di interruzione con Enrico, perché ci fu un momento in cui avevamo 29 anni e la casa discografica ci chiedeva un impegno totale. Io e Alberto eravamo due studenti universitari alla fine della carriera scolastica, ci dovevamo laureare e si chiese un momento di break per raggiungere i nostri obiettivi finali. E quello fu l'elemento che ci separò. E da lì diciamo che ci sono stati degli anni in cui noi abbiamo proseguito il nostro percorso senza mai smettere di vedersi. Enriquez invece conobbe altri musicisti, iniziò il suo percorso che poi l'ha portato dove sappiamo tutti. Però noi non abbiamo mai, io e Alberto e il batterista Riccardo, che non è più con noi, noi abbiamo continuato, abbiamo messo su un gruppo con un nome nuovo, abbiamo continuato a fare brani, abbiamo continuato a fare pezzi, abbiamo continuato a fare serate e concerti. Poi io mi sono allontanato da Firenze e quello è stato un altro momento importante che ci ha allontanato ancora un po' di più, però poi alla fine Riccardo e Alberto caparbiamente si sono, come posso dire, uniti in questo sforzo e praticamente abbiamo continuato il nostro percorso non più a Firenze, ma in una cittadina, provincia di Arezzo, e da lì sono nati tutti i successivi brani che poi ci hanno portato a fare il primo EP, il primo disco, il secondo disco e ora questo è il terzo. E ora arriviamo a Pesci Combattenti, che arriva a 4 anni da In Equilibrio.
Quindi un titolo che si ispira a questi pesci che, come dite nella canzone, combattono per la vita. E quindi io mi chiedevo, voi per cosa combattete? Io lascerei questa risposta a Alberto, perché è semplicemente stato lui quello che ha trovato il titolo e che ci ha trovato completamente condivisi in questa scelta di questo tema. Beh, intanto era una metafora che mi piaceva e da cui poi nasce anche il pezzo che dà il titolo al disco. E noi uscivamo appunto da questo periodo molto buio, dopo In Equilibrio, la perdita di Riccardo, e sono stati anni difficili anche per altri motivi. E quindi il rimettersi a suonare non è stato facile, è stato molto complesso. E quindi, diciamo, abbiamo dovuto combattere, anche se non è una vera, una vera battaglia, è stata, però con noi stessi è stato abbastanza difficile. E poi è anche, ci piaceva anche perché oggi penso che per adeguarsi un po' anche alle situazioni che viviamo, in qualche modo bisogna mettersi in gioco. E questo per noi vuol dire combattere, quindi mettersi in gioco, schierarsi, anche perché ci sono molti motivi per farlo oggi, forse più di qualche anno fa, e quindi questo ci rappresentava un po' sia la nostra intimità, ma anche quello che noi pensiamo, diciamo, rispetto al mondo che ci circonda in questo momento. Nei vostri dischi avete trattato sempre tanti temi, anche appunto politici. In questo disco però mi sembra ci sia più uno sguardo un po' disincantato sul presente, a tratti anche malinconico, anche se non mancano le canzoni che comunque fanno vedere la speranza. Sì, questo hai colto secondo me, perché sicuramente non siamo più dei ragazzi, per cui penso un certo disincanto anche nelle cose, ormai c'è l'esperienza, c'è vedere il mondo in una certa maniera, però penso che in tutti i pezzi, nonostante questo, ci sia anche una luce in fondo al tunnel, nel senso che sì, è vero, le situazioni non sono facili, è difficile adeguarsi a un sistema che forse non sentiamo più nostro fino in fondo, ma c'è modo di trovarlo, di riuscire ad adattarsi, anche grazie sia al, come ci dicevamo prima, al discorso del combattere, dei pesci combattenti, ma anche grazie alle persone che stanno intorno a noi. Quindi ci sono dei valori che in qualche modo poi ti aiutano a ritrovare l'equilibrio per riallacciarsi. No, io volevo, riallacciandomi a quello che diceva Alberto, volevo dire che in questo percorso noi abbiamo trovato una persona che ci ha aiutato a ricostruire il clima che noi avevamo, che è Maurizio. Maurizio è il chitarrista, insieme a Alberto del gruppo, e diciamo che c'è stata un'empatia immediata con lui e fondamentalmente una condivisione, quelle cose che non si cercano e che vengono, non abbiamo mai dovuto chiedere niente, è venuto tutto spontaneamente, per cui anche all'interno del gruppo, a livello di amicizia, a livello dello stare insieme, è stato fantastico, insomma, cioè, ci ha aiutato tantissimo. Beh, ma la musica, lo sappiamo, è una lingua universale, no? Parla a tutti, in tutte le parti del mondo. E vi faccio un'ultima domanda: che cosa rappresenta la musica per voi oggi? Com'è cambiata rispetto a quando avete iniziato, avevate 20 anni, magari la vedevate in un modo un po' diverso, non lo so. Ma forse come la vediamo è sempre la stessa cosa, è un modo per esprimersi, un modo per tirare fuori delle cose che hai dentro, e forse è il modo più istintivo, perlomeno per noi, che non andiamo a cercare un modello particolare, suoniamo quello che ci viene da dentro, quindi da un certo punto di vista rappresenta sempre la stessa cosa. È cambiato forse tutto il modo di fruire la musica oggi, per cui sia per chi l'ascolta che per chi la fa, e quindi a volte noi ci sentiamo un po' forse vecchi, dei pesci fuor d'acqua, per rimanere sempre, nel senso che delle volte è difficile, diciamo, nella nostra precedente avventura
con i Vidia era più facile, andavi in giro, trovavi da suonare, la gente veniva. Oggi sembra che sia tutto molto più distante, ormai la fruizione è frammentata, quindi è diverso. Per noi rimane comunque sempre una... Ti hai detto, abbiamo continuato caparbiamente, perché forse è un'esigenza che abbiamo. Sì, io condivido pienamente il fatto che il fatto di vivere la musica noi, per noi non è di viverla nello stesso modo, non è cambiato il modo in cui la viviamo noi. Non abbiamo mai cercato o inseguito stereotipi o non so, di accostarsi per essere più compiacenti. Abbiamo sempre tirato fuori le nostre cose e diciamo, il modo di viverla è praticamente lo stesso. Benissimo, allora cosa ci fate sentire oggi? Che pezzo avete scelto? Allora, si comincia con Torno a casa. Stanche e rotte, attraverso un paese che credevo di conoscere. Ombre e luci, ritorno a casa senza una valigia, senza un regalo, un matto, nulla, non si sta in piedi. Parte mi lascia solo a guardare i binari. E il cielo si rompe colpendolo forte. Vorrei essere qualcuno quando succederà, i pezzi scintillano, cose perdute. Vorrei essere con te quando tutto esploderà. Ombre e luci, ritorno a casa, un ricordo più morbido, un odore diverso guida le mie gambe stanche e rotte. Adesso so quello che voglio, voglio solo abbracciarti. Adesso so quello che voglio, voglio solo abbracciarti. Perdón.